Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in Vita da Stefi. Altro video extra che vedrete da giovedì in poi di questa settimana. Poi ritorniamo alla programmazione della domenica con calma, perché già questa cosa. Per non smentirmi mai, sono in pigiama e vestaglia. Vi dico, volevo fare il video vestita come un essere umano normale. Però oggi è stata una giornata in cui ho completato tutto da scivola. Il montaggio della cassettiera Malm, vi svelo una cosa che poi vi dirò anche a fine mese o a inizio del mese successivo, ma adesso vi dico tutti i programmi. Praticamente, avete presente l'opuscolo dell'IKEA, quello che quando si apre c'è tipo l'omino da solo con la X sopra e i due omini che si danno una mano? Ecco, io ogni volta lo guardo e dico, ma figurati, lo faccio da sola. Ci voleva il secondo omino, ci voleva, però ho fatto tutto, sono distrutta, c'ho la spalla che praticamente ormai non riesce più a sollevarsi perché il movimento di avvitamento è stato un po' compulsivo e soprattutto, facevo un po' schifetto, alla fine del montaggio mi sono fiondata in doccia e dopo mi sono messa il pigiama e la vestaglia, sinceramente, invece di rivestirmi apposta per fare il video. Quindi anche questa volta vi beccate la sottoscritta struccata con tutta la pellina spellicchiata qui e qui per l'utilizzo della tretinoina, ma non si vede, per fortuna questo filtro non fa vedere niente, quello che vedete sulle mie labbra è Mer di MAC. Sempre bello ed elegante. Allora, questo è il video del consuntivo dei bilanci, cioè tiriamo le somme. Come è andato il 2022 in campo economico? Stanno vedendo gli occhietti lucidi? No, sto scherzando, cioè no, non sto scherzando. Allora, diciamo che ciò che dipende da me non è andato male, secondo i miei obiettivi. È ovvio che le spese sono state maggiori, penso per tutti voi sono state maggiori le spese, non ho mai pagato tanto come bollette. Della luce, non ho mai pagato, insomma, no, non è vero. Diciamo che il riscaldamento dell'anno scorso è ancora più basso. Ora dovremo vedere. Ho avuto la prima bolletta, ma è veramente proprio per qualche giorno di novembre. Quindi, come dire, l'infarto mi attende ancora. Successivamente riceverò la bolletta. Con il riscaldamento di dicembre e gennaio e scoprirò che dovevo avere la doppia vestaglietta de pile e morì de freddo, ma non ce la faccio, cioè ormai mi sono io ho in casa una temperatura di 18 gradi e le prime sere praticamente alzavo a 19 una mezz'oretta prima di andare in doccia. Poi mi è capitato un paio di volte che mi sono dimenticato, ho detto vabbè, ci vado lo stesso, adesso mi sono abituata e mi faccio doccia e anche shampoo tranquillamente. A 18 gradi, cioè un attimo di sensazione di congelamento quando si entra in doccia c'è, ma poi insomma si può fare, si può fare. Ecco, se siete tra quelli che hanno 20-22 gradi in casa e pensano che, ma no, non è una colpa, voglio dire, pensano che 18 siano pochi, sappiate che ci si può abituare anche ai 18 gradi. Io, per esempio, in questo momento ho le manine un po' gelate, ma non ci pensiamo, anche perché questa stanza, dove non ci sono quotidianamente, è abbastanza più freddina del soggiorno dove sono sempre presenti o della cucina dove magari si cucina un po', eccetera. Ho parlato 4 minuti e non ho detto nulla. Tiriamo le somme. Allora, parliamo di quello che potevo, cioè che dipendeva dalla mia volontà, gli extra. Gli extra che io avevo segnato qui, che sono parte dei vari video, le cose di gennaio, febbraio, eccetera, eccetera, sono in totale praticamente 1.500 euro. Ho fatto una media che si tratta di una spesa extra di circa 125 euro al mese. Che secondo me è anche una spesa normale, anche se pensiamo che comunque ci sono mesi praticamente, c'è un mese a zero, mi ricordo, mi pare fosse novembre. Sì, novembre era zero, aprile era 10 euro di extra, quindi diciamo che poi ci sono mesi in cui ho recuperato perché magari ecco, ho fatto un po' di shopping in più. A settembre ho fatto shopping anche.
agosto, no, più a giugno. Ah sì, che a giugno ero andata a Milano e avevo comprato il vestito fucsia. Non so se non ve lo ricordate. Come non vi ricordate il mio vestito fucsia? Ok. Tra l'altro ho dovuto metterlo piegato perché mettendo la cassettiera nell'armadio non ci sta più. Ah, io devo fare ancora il video, farò un video magari velocizzato se sono capace della nuova sistemazione dell'armadio con la cassettiera in più, ma al momento la cassettiera è vuota, cioè non c'avevo la forza di mettermi anche a sistemare l'armadio, l'ho solo messa nell'armadio, sta lì buona buona, l'ho tutta bella pulita, anzi al momento è ancora con i cassetti aperti per prendere un po' d'aria avendo spruzzato il detersivo per pulirla, quindi comunque la sto facendo insomma asciugare e prendere un po' l'aria con le ante dell'armadio aperte. Quindi diciamo che 125 euro di media, secondo me, sono una spesa assolutamente normale. È ovvio che si può spendere meno, si può spendere zero perché gli extra sono extra, quindi se ne può fare anche totalmente a meno. Ma io non ne ho la necessità, non ho neanche la necessità al momento di fare chissà cosa. Per cui, come vi ho detto nel video precedente che volevo dividere l'anno in trimestri, chissà come mai, allora io pensavo anche di fare una sorta di, cioè, dichiaro, poi vediamo se ci riesco o meno, o se ci saranno le motivazioni per cui non riuscirò, ve le racconterò. Dichiaro che questi primi 3 mesi dell'anno, gennaio, febbraio e marzo, sono mesi di no buy. Perché? Perché, tra l'altro, c'è già stato un acquisto che però non è nel budget degli extra, perché sono tornata, ve l'avevo detto anche nell'altro video, sono ritornata all'IKEA perché l'amica con cui c'ero andata quando ho comprato la cassettiera Malm doveva restituire delle cose che aveva cambiato idea. E io ho comprato delle cose in più che ho messo nel budget della casa. Io non ho tirato le somme di quel budget, diciamo, di cose di rinnovo casa perché quello è in divenire, cioè nel corso di questi anni, ho iniziato nel 2021, devo fare delle modifiche a casetta, le sto facendo pian piano e quindi le vado a segnare, poi farò un unico totale. Però diciamo che a gennaio sono stata di nuovo all'IKEA e ho preso una cosa per la casa che poi insomma vi racconterò a fine gennaio, primi di febbraio, ora vediamo come ci organizziamo. Ecco, un extra, che, cioè nel senso, il no buy di cui sto parlando vale per tutto ciò che riguarda l'abbigliamento, le scarpe, gli accessori, se così vogliamo chiamarli, tutte le cose che ho. Non metto nel no buy, di questi 3 mesi, nell'ipotesi in cui mi venga voglia di comprare qualcosina. Non metto i libri, nel senso che io ho dei libri, vi ho fatto una sorta di video TBR di quello che vorrei leggere nel 2023, ma ho dei libri, sto leggendo, però nel caso mi dovesse venire voglia, oppure ho la fortuna di trovare per esempio al mercatino dell'usato, dove devo andare a prendere dei soldi perché mi hanno venduto delle cose, dei libri che al mercatino dell'usato o li prendi in quel momento o non li prendi più, cioè non è come la libreria dei libri nuovi che li trovi quando vuoi i libri, te ne devi insomma accaparrare subito quando li trovi disponibili. Quindi ecco, diciamo che io dichiaro aperto ufficialmente il no buy del primo trimestre del 2023 ad esclusione di acquisti di libri nel caso dovessi trovare qualcosa che proprio mi piace, che ho voglia di leggere e che non posso rimandare come acquisto, o perché lo voglio leggere subito, perché è ovvio che non è posso rimandare, no, questo libro lo voglio, però lo leggo ad aprile, no, che me l'ha prescritto il medico, voglio dire, non mi sembra il caso. Ma soprattutto, ecco, magari evitando i libri nuovi, se dovessi trovare qualche occasione all'usato che temo di perdere e di non poter più, riavere, allora ne approfitterò, altrimenti no buy, totale, totale, totale. Già vi dico, che, no, non ve lo dico, comprerò una cosa, però quella, vabbè, poi ve lo dico, no, ma è una cosa piccola, una roba che costa 3-4 euro, credo. Vabbè, ma ve la racconto nel prossimo video. Quindi diciamo che questa media dei 125 euro al mese, io vorrei pormela come obiettivo. Diciamo che ecco,
I 125 euro al mese sono una cifra che può essere distribuita in altro modo, poi ne parleremo man mano. Diciamo che nel primo trimestre io non devo spendere nulla. Se dovessi spendere qualcosa in questo primo trimestre, poi magari lo andrò a sottrarre agli altri mesi per ottenere un ipotetico cifra di fine anno che sia, diciamo, in quell'ottica. Poi vi racconterò più avanti se deciderò di fare dei cambiamenti. Per il resto vi dico che io sono abbastanza contenta di come è andato il 2022, non mi posso lamentare. Ho dimenticato una cosa fondamentale che proprio avevo detto, è la prima cosa che devo dire e non l'ho detta, perché sono un genio. Allora, vabbè, innanzitutto ho ricreato il bilancio 2023, l'ho diviso per voci, casa, pinguina, che forse non lo sapevate, ma è il nome della mia macchinina, è una Smart, è piccola, bianca e nera e si chiama Pinguina. Come altro, ve l'avevo già detto, avevo già avuto il coraggio di raccontarvi questa cosa vergognosa. Non mi ricordo, ma nel caso ormai lo sapete. Pinguina. Poi ci ho messo varie, ho già segnato sia dietista che dentista, perché so che quelle sono due spese che ci saranno. Quindi ecco. E poi ho messo gli extra dove vado a mettere mese per mese le spese. Ritorno un attimo a quello che avevo dimenticato. L'avevo proprio dimenticato nel momento in cui ho detto che dichiaro iniziato questo no buy. Questo no buy potrebbe essere, diciamo, infranto per un acquisto che però, come dire, è un extra ma fino a un certo punto. Nel senso che io non escludo di aver bisogno di qualcosa per sostituire il PC che si trova qui sotto, su questa scrivania, e che praticamente ormai accenderlo e cercare di far qualcosa è una roba snervante come poche al mondo, perché ci mette un'ora e mezza per andare su internet e non è colpa della connessione. Cioè mi crea veramente dei problemi, per cui finisco anche col accecarmi, ma fare tutto dal cellulare, anche cose che da un computer o da un tablet sarebbero molto più agevoli. Quindi ecco, avevo completamente dimenticato che io non ritengo, nel caso dovessi decidere di acquistare un tablet o un PC, sono più orientata al tablet, ma vedremo, devo ancora capire bene alcune cose ed esigenze che ho. Quello non lo riterrò neanche un acquisto extra, nel senso di superfluo come un pantalone, una maglia o qualcosa del genere, perché comunque innanzitutto si tratta di un acquisto che dura negli anni, questo computer l'ho comprato ad agosto 2017. Quindi non è che io sia una che si cambia il PC ogni anno o cose del genere. Si tratta comunque anche di un'esigenza, ecco, di una necessità. Quindi avevo dimenticato questa cosa. Quindi escludiamo i libri come cosa ludica ed escludiamo dal no buy l'eventuale acquisto del PC o tablet, che non è detto che avvenga in questo trimestre, ma se dovessi trovare un'offerta, scoprire qualcosa che mi fa pensare lo compro adesso, quello non sarà un, come dire, un infrangere il no buy, avevo dimenticato di dirlo. Per quanto riguarda le spese, di spese proprio vere e proprie, io ho fatto un cambiamento a fine anno. Non so se vi ricordate, se avete seguito i miei video in passato, io avevo preso l'abitudine già da parecchi anni, di prelevare dei contanti a inizio mese, praticamente, beh, non, diciamo 200 euro, poi in realtà non è che prelevassi 200 euro il primo del mese, magari ne prelevavo 50 e poi mi segnavo da prelevare altri 150 per non avere 200 euro nel portafogli che possono essere pericolosi. E quindi praticamente io facevo, diciamo, avevo il mio budget di spese cibo e detersivi di 200 euro al mese. Ho fatto un cambiamento, nel senso che mi sono fatta da fine novembre la carta Conad, quella per pagare, quindi collegata al conto corrente. Perché io faccio la spesa per il 90% delle volte in un supermercato, anzi in due supermercati, uno più piccolo e uno più grande, Conad, e poi raramente vado altrove. Per cui ho deciso praticamente di non prelevare, cioè i contanti sì, prelevo 50 euro, 30 euro giusto per avere qualcosa, ecco, in casa o in giro quando mi può servire. Però diciamo che la spesa di alimentari e detersivi la pago
quasi sempre, cioè ogni volta che vado al Conad la pago con la carta, con la Conad Card, che mi permette di acquisire i punti doppi, cioè una serie di cose. Mi hanno regalato un bel ceppo di coltelli come offerta per aver sottoscritto la Conad Card di pagamento. E la cosa comoda è che praticamente a fine mese mi arriva il messaggino della Conad Card che mi dice: in questo mese il totale da te speso è tot. E quindi ti verrà addebitato il 10, 10 sì, del mese successivo sul conto corrente. Per esempio a dicembre, vabbè, non ci sono stata per Natale, eccetera, eccetera, io ho speso 164 euro, quindi neanche i 200 che mi ero data di budget. Per cui diciamo che io andrò a segnare tra le varie che ho messo qui, ci metterò, oppure magari nella pagina dietro, adesso vedrò, comunque ci metterò proprio la voce, scusate, l'ho messa, sono io che sono rimbambita, l'ho messa qui, cibo detersivi, quindi questa voce io andrò mensilmente a mettere il totale speso al Conad con la card, e se dovessi aver comprato qualcosa al Lidl, qualcosa al Caddis, perché c'era un'offerta di detersivi che non volevo perdere, eccetera, vado a inserire anche quello, cercando comunque di mantenere il tetto dei 200 euro mensili, compatibilmente con gli aumenti dei prezzi, che non è che posso fare la fame, cioè io devo fare la fame nel senso che devo fare la dieta, no, non è fame, sto scherzando, non è fame la dieta, però comunque insomma ecco, non è che se aumentano i prezzi io posso rinunciare al cibo, per fortuna non ne ho bisogno, quindi insomma ovviamente, però vi dico sinceramente, io ho visto gli aumenti sulle bollette, soprattutto sulla bolletta della luce, ma per quanto riguarda la mia spesa in fatto di cibo, le mie abitudini non sono cambiate poi tanto, perché per una persona da sola che consuma quello che posso consumare io, in realtà la spesa degli alimenti è veramente poca roba. Ecco, io poi non compro cose care, non compro vini perché non bevo, e anche perché sono a dieta, ma comunque non bevo di mio, e quindi insomma non vado a spendere dei soldi, cerco di evitare le cose, cioè tipo quando le zucchine al Conad a Reggio Emilia raggiungono i 6 euro al chilo, non li hanno ancora raggiunti, però mi è capitato negli anni scorsi, non le compro, che se può vivere senza zucchine a gennaio e febbraio, ecco, perché effettivamente poi tanto vale prendere la busta di zucchine già affettate in freezer di Orogel, Findus o qualunque altra cosa, perché tanto insomma, anzi forse sono meglio perché sono coltivate e, come dire, affettate nel periodo in cui erano di stagione. Quindi direi che vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire sul mio programma di no buy per il primo trimestre. Poi ci aggiorniamo. Ho deciso comunque che farò il video, diciamo, ricapitoliamo gennaio, febbraio, non so come lo chiamerò, se lo chiamo di nuovo le cose di e ci metto l'anno per non confonderli con quelli dell'anno scorso, se lo chiamo in un altro modo, comunque farò una sorta di recap la prima domenica del mese successivo, l'ultima domenica del mese, se capita proprio negli ultimi 2 giorni. In maniera da raccontarvi un po' come sono andate le cose. Per il resto, direi che ho finito. Il prossimo video che vedrete, quindi domenica, sarà un video di recap, molto recap, no, non che vi faccio vedere sempre le stesse cose, ma che volevo fare un bilancio, devo fare proprio i compiti, devo fare proprio i compiti, segnarmi un po' di cose, ma parliamo di make-up, di come sto approcciando io al make-up e quali sono i miei progetti del 2023, ammesso che si possano chiamare progetti smaltimento, chiamiamoli progetti di utilizzo delle cose che voglio godermi. Non voglio raggiungere i 20 minuti, ce la posso fare. Un video breve per i miei standard. Grazie per aver visto questo video e ciao!